Ehi voi ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. In questo video cazzeggio di GTA 5 facciamo un po' di bordello. Facciamo un po' di bordello con Trevor. Non dobbiamo salire su questo treno con la nostra moto da cross. Sicuramente mi incruscio. E vai così. Sì, allora GTA 5 lo faccio uscire un po' così, casualmente, qualche missione, qualche cazzeggio, qualche cosa così, e niente. Sicuramente sul mio canale troverete questo e anche la seconda parte di Splinter Cell Blacklist, che vi metterò in upload nello stesso giorno. Come già vi ho detto nel video acquisti, io questo weekend non ci sarò perché vado a bordare 2 giorni a Bardonecchia, dovrebbe essere vicino a Torino. Vabbè, non sono mai andato a sciare in Italia, comunque dovrebbe essere veramente fico. Vi porterò la GoPro, magari farò qualche video per qualche video da inserire nella mia GoPro Zone. E vediamo, è riuscito a fare qualcosa di divertente. Non lo so, forse mi vedete cadere, rotolare, spaccarmi una gamba. E voi lo potete vedere. Dovrebbe essere divertente. Per me non molto, ma magari per voi sì. L'importante è che non mi rompo un braccio, perché poi sarebbe un po' complicato fare il gameplay con il gesso alla mano. Cazzo, sto guidando il trenino. Ok, sto gioco praticamente... Ok, adesso switchiamo sull'altro personaggio. Sto gioco praticamente, man mano che facevo i gameplay, me li sparavo. Mi sparavo la registrazione e quindi sto facendo praticamente il commento dopo, tipo fuori campo. Quindi so già cosa succede più o meno. E sono un po' indifferita ai commenti di GTA 5 rispetto agli altri giochi, che invece più o meno li commento. Diciamo che approfitto di questi giochini un po' qua cazzeggio anche per parlare un po' e niente. Quindi, come ho già detto, arriveranno dei video. Cioè dei video, arriverà il famigliorato. Adesso non so se lo inserirò. Urca troia che steccate. Trevor ha fatto I believe I can fly. Splash. La madonna, ma che culo, cioè non è uno che mi cade in testa. E niente, stavo dicendo, non so se farlo in un video o in un vlog, la storia della scelta che faccio fare a voi per la prossima serie. Quindi appena finirò molto probabilmente Blacklist, perché è quello che sono andato più avanti rispetto a Batman, inserirò una nuova serie che appunto la scegliete voi. Quindi spesso non vi vedo molto attivi sul mio canale in fatto di commenti, in fatto di mi piace, in fatto di cose, però vedo che comunque, soprattutto sulla pagina di Facebook, vedo che ci sono le interazioni. Perché adesso Facebook ha inserito questa, adesso ammazzo tutti qua, quelli della Mary Water, ha inserito appunto questa cosa che vedo chi visiona i post. Però diciamo che quelli che commentano sono veramente pochi, quindi cioè invito a chi non si è ancora iscritto a iscriversi sulla mia pagina Facebook e appunto di essere attivi almeno sul fatto della scelta dei giochi, perché cioè se voi non mi date un vostro riscontro, cioè io continuo a fare i gameplay così, però vedo che magari non vengono seguiti molto, anche perché magari mi fanno cagare, però appunto io cerco appunto di fare dei gameplay che a voi vi piace, però appunto cercando sempre di stare nel limite dei giochi che piacciono anche a me, perché cioè molti mi chiedono giochi che a me fanno cagare e che fanno in 3 miliardi di canali, e non voglio fare
gli stessi giochi che fanno tutti. Specchiamo tutto qua, specchiamo tutto qua. Aspetta, 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 Dai, dai, dai. Oh, guarda che arrivano giù col parapendio, col pezzo di merda. Non posso bucarglielo. Pensavo che potevo bucarglielo, vabbè. Non posso. Quindi mi raccomando, con la votazione siate attivi, che così almeno io penso di proporre 5 scelte di 5 giochi diversi. Maggior parte sono su PC e quindi non sono tutti giochi nuovi, quindi fatemi sapere quali di quelli che elencherò vi piace di più e io lo faccio. Inoltre inizierà una nuova serie che farà parte del, diciamo, Svago Time, che però non so se riesco a metterla prima che parto o se la metterò, non penso che riesco neanche a registrarla prima che parto, quindi penso che sarà settimana prossima, anche perché settimana prossima ho preso qualche giorno libero dal lavoro, quindi posso dedicarmi al canale che ho trascurato per via dei corsi e non corsi e ricorsi. Ok. Ah, purtroppo vi devo anche annunciare che chi mi ha seguito sa che avevo fatto un video in coop online con l'amico Vito e sarebbero state due parti. Purtroppo non so bene cosa è successo, ma non riesco a evitare la seconda parte perché è andata puttane, si è corrotta, non lo so. Ho provato con dei programmi di recupero di file video, ma non riesco a recuperarlo e quindi purtroppo mi dispiace, ma la seconda parte di quel video è andato perso. Forse appunto, se riesco magari a organizzare con lui, ne farò un altro gameplay un po' così cazzeggio, eccetera. Vediamo anche un po' come sono anche i suoi impegni, perché comunque. Ok, penso di essere scappato da quelli. Qua ci sono le. Ok, dobbiamo raggiungere i veicoli per la fuga. Che sembrerebbe che la febbre influenza mi stia completamente lasciando. Penso di aver contagiato un paio di colleghi. Che bello, che cos'è? Un pezzo di vetro. Non ti piace il pezzo di vetro? Give him this and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. Non gli piace il pezzo di vetro. That Silicon City again? It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs. Big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey. You and me together again, with Lester and Franklin on board, we could do this thing, T. Sì, lo so che questa parte qua l'avrete già vista in miliardi di video, però mi piace comunque tenere un po' questi filmati. Toppi dietro sta borsa, bella sta valigetta, però.
Assomiglia un po' alla valigetta che mi avevano dato insieme a Call of Duty MW3 con le cuffie, Turtle Beach e tutto quanto, Delta Force, eccetera, eccetera, eccetera. Al valigiotto enorme che era fatto più o meno come quello, con dentro appunto l'headset e il gioco. Ok, basta. Chiusa parentesina. Trevor è un personaggio veramente fuori di testa. Cioè, ogni volta che io sto usando un altro personaggio e poi switch su Trevor, lo trovo sempre nudo, che sta facendo qualcosa, o ubriaco, o in mezzo, che dorme da qualche parte, o schizzato fuori male proprio. E noi usiamo Trevor per scappare da qua. Usiamo questo bel maggiolino tutto elaborato per il off-road. Missione completata, vabbè. Argento, ci accontentiamo dell'argento? Ma ci accontentiamo dell'argento. E niente, comunque, appunto, quando tornerò, appena tornerò, penso domenica, non so bene a che ora, la prima cosa che farò, farò l'upload di un altro gameplay che tengo in attesa. Cazzo, adesso gli fotto le moto. No, dai, gli fottiamo la moto. Sì, adesso gli fotto le moto. Aspettate un attimo, che gli fotto la moto, così poi scappo. Ehi, stronzetti. ciao, finocchioni. Troppo figo. Troppo figo. Wow. Fottere le moto. Yeah. Ok, ragazzi, diciamo che questo video cazzeggio, discutiamo un po', parliamo un po', è finito qua, e ci si ribecca al mio ritorno innevato dalle montagne innevate, questa volta italiane, visto che di solito vado a sciare in Svizzera dove abito, e ho deciso di questa volta di andare in trasferta, quindi... Ciao a tutti ragazzi e ai prossimi video da Genetic DNA.